È stata una scelta di pancia e non di cuore, date le origini irpine, la programmazione del G7 degli interni a Mirabella e Clano dal 2 al 4 ottobre. Le parole del ministro Matteo Piantedosi al termine del Comitato per la Sicurezza, che si è svolto oggi ad Avellino, assicurano che l'organizzazione dell'evento sarà all'altezza dei G7 tenuti in realtà ben più conosciuti e altisonanti. Anche per l'ordine pubblico è convinto che filerà tutto liscio. Sarà un'occasione anche per parlare in ambito G7 di quello che l'Italia sta facendo su temi importanti come il contrasto alle droghe sintetiche, alla criminalità organizzata, al traffico degli esseri umani. Avremo la presenza di 4 paesi dell'Africa. Il piano della sicurezza, come ho solo accennato, si compone di misure molto puntuali, molto precise, che garantiranno, per esempio, ci è stato fatto vedere in maniera molto puntuale da un video che le forze dell'ordine hanno preparato, anche proprio un presidio H24 di tutti i luoghi che saranno interessati dalla presenza delle delegazioni. Abbiamo dei piani di viabilità alternativa, perché questo, ecco, ci tenevo, l'ho detto in riunione. Uno dei motivi con cui mi determinai alla proposta di Mirabella era anche perché conoscevo che Mirabella ha una tradizione di essere sugli assi viari dell'antichità, ma anche della contemporaneità, molto importanti. Il caso Boccia San Giuliano, secondo il ministro degli interni, non condizionerà il G7 della cultura in programma la prossima settimana a Pompei. I problemi di sicurezza del G7 di Napoli-Pompei sono identici a quelli che possono esserci in contesto come quello di Mirabella e Clano, cioè nel senso che vanno create le opportune misure preventive. Sul fronte politico, infine, Piantedosi si è espresso sulla possibilità di una sua candidatura alla guida della regione Campania. Ho detto più volte che non perché disprezzi un tipo di impegno di questo tipo, ma credo che non sia qualche cosa che faccia parte della mia storia personale, professionale, istituzionale.